nessuno di voi mi ha ancora nominato, cioè ha citato gli errori arbitrali. Com'è possibile? Vabbè, ma imbarazzante. No, ma di che cosa potrebbe essere il VAR? Come sapete, martedì 17 ottobre su Twitch è partito un nuovo format legato alla YouTuber League, The Corner. Siamo in diretta 1 ora e mezza, una volta a settimana, per tutti gli approfondimenti e il dietro le quinte della YouTuber League. Secondo noi era doveroso partire anche con questo format per tanti motivi: rispondere a tutti i vostri dubbi, le vostre domande sul regolamento, struttura, convocazioni e tutto il resto, e poi banalmente nei video principali, Lazio Juve o Milan Roma, che è il prossimo che uscirà, non c'è modo di approfondire troppo episodi arbitrali o tutte le altre situazioni. Quindi questo format ci permette, con la conduzione di Ivan Grieco e con i numerosi ospiti che settimanalmente ci raggiungono, di toccare tutti questi temi. Poi ovviamente da ogni puntata possiamo estrarre vari argomenti, perché si parla di molti aspetti, e il titolo di questo video vi fa capire già di cosa possiamo aver parlato e cosa abbiamo scelto di approfondire. In qualche modo un tema doveroso, un aspetto che spesso leggiamo nei commenti, ma ci arriviamo. Intanto devo chiedervi di iscrivervi al canale, fondamentale per voi, più che altro, perché così non vi perdete i prossimi video della YouTuber League in uscita, non vi perdete i prossimi estratti di The Corner, e poi ci supportate, che è fondamentale per far crescere sempre di più questo campionato di YouTube Italia. Però non dimenticatevi di seguirci anche sugli altri social, intanto Twitch, dove siamo in diretta con questo format, con The Corner, e lì potete interagire live in chat assieme a noi per farci domande e vi rispondiamo in diretta. Poi però seguiteci anche su Instagram a livello personale, Fede Marconi, sulla pagina della YouTuber League che vi lascio sempre a schermo, e anche questo è un modo per interagire sempre di più e rimanere in contatto con noi. Tornando a The Corner, nella prima puntata ci siamo concentrati molto giustamente sul post Lazio-Juventus, partita finita 3-9 e che quindi ha fatto un po' discutere per tanti aspetti. Abbiamo commentato con i protagonisti un po' tutti i momenti della partita, cause e conseguenze, ma nessuno aveva parlato dell'aspetto arbitrale, fino a quando nessuno di voi mi ha ancora nominato, cioè ha citato gli errori arbitrali. Com'è possibile? Vabbè, ma imbarazzante. No, ma attenzione, è imbarazzante. Insomma, ha toccata piano l'allenatore della Lazio, però insomma poi arbitrino è entrato in diretta avendo modo anche di dire la sua, e c'è chi si è schierato dalla sua parte. Posso prendere le difese di arbitrino un secondo? Allora, io quello che ho detto anche ad Ale a fine partita, così, ad arbitrino, cioè secondo me comunque, per quanto ormai è visto e seguito una competizione del genere, secondo me dovrebbe avere a disposizione 2 assistenti, tutte e due sulle linee di campo, e magari la possibilità di poter rivedere un replay istantaneo, cioè vedere un fuori, un fallo di mano che da solo, che magari non si ritrova nell'angolazione giusta, ok, cioè mettendomi nei suoi panni, io non so arbitrare né niente, però tipo se penso effettivamente al rigore che ci è stato dato contro della maschera, così, che io me lo ricordo perché ero vicino ad Ale, ero vicino ad arbitrino, così, da lì non si capisce un cazzo perché la maschera è completamente davanti al pallone che lo copre, e lì, cioè, deve andare distinto perché non può aver mai visto cosa ha fatto la maschera, perché io ero di fianco a lui e non ho visto un cazzo, cioè, quindi è quello che secondo me andrebbe aiutato arbitrino. Già, alla fine io ho arbitrato fino alla prima categoria, no? Prima che mi tagliassero le gambe. E lì siamo senza assistenti a fare un campionato mega competitivo dove girano soldi, dove girano retrocessioni, eccetera, eccetera. Quindi il problema, secondo me, non è proprio solamente lo star da solo, perché bene o male alcune posizioni te le impari. Bisogna capire che a volte capita l'imprevisto, che una rimessa può essere sbagliata, che un calcio d'angolo può essere assegnato così, perché ovviamente sono da solo. Luca è stato molto molto gentile, lo ringrazio, perché in campo è sempre correttissimo, però gli assistenti non ho mai rotto le scatole a Marconi, c'è stato un precedente, è andato anche male, perché so che comunque devo prendermi le mie responsabilità, magari correre di più, trovare l'angolazione migliore. L'unica cosa potrebbe essere il VAR, perché ad esempio riguardo la partita, no, il giorno che esce il video, dico: ah, questa cosa, da questa angolazione non l'avevo vista. Ecco, l'ha detto, arbitrino ha parlato di VAR, e d'altronde voi me lo dite sempre nei commenti: ma è possibile che non ci sia un aiuto per quest'arbitro? Perché non mettete il VAR in modo che in diretta si corregge? È un po' più complicato di così, e visto che se ne parla ormai da mesi, abbiamo deciso, ho sentito proprio il bisogno di spiegarvi in diretta come mai il VAR ad oggi non è ancora stato utilizzato. Per me Ale è un arbitro validissimo, e non a caso dirige le nostre partite. Arbitrare è molto difficile, arbitrare senza poter avere assistenti, senza poter avere il VAR, è ancora più complicato. Se in Serie A sono arrivati a mettere il VAR è perché evidentemente è molto utile, ma se in Serie A ci hanno messo tanti anni a mettere il VAR è perché evidentemente non è semplice.
invece. E quindi noi ad oggi non possiamo, secondo me, garantire un'efficacia e una coerenza soprattutto con il VAR. Perché? Perché c'è stato un precedente un po' casuale in Roma-Napoli di gennaio, in cui Arbitrino ha rivisto due episodi, ma banalmente, visto che poi quando esce il video noi scegliamo qual è l'inquadratura migliore per far vedere quell'episodio, ma durante l'evento non lo possiamo sapere, Arbitrino valuta a seconda della camera che vede. E l'esempio è concreto: c'è un rigore assegnato alla Roma nel primo tempo, chiaramente fallo fuori area, c'era un ragazzo che stava riprendendo a bordo campo e la posizione era perfetta, Arbitrino vede quel tipo di inquadratura e si accorge, perché è l'inquadratura migliore, ma a caso è l'inquadratura migliore, si accorge che non è rigore e lo toglie, quindi corregge un suo errore. Nel secondo tempo c'è un fallo su Principe che Arbitrino ha rivisto, accorgendosi poi con il drone dal video che era fallo, ma quando lui lo rivede dal telefono del ragazzo che riprendeva a bordo campo, non era l'inquadratura migliore, e quindi lui ha sbagliato due volte, perché anche riguardandola non si è corretto. E quindi in quel caso io mi sento di aver messo Arbitrino nelle condizioni di far male il suo lavoro, perché non gli ho detto guarda tu in diretta e se sbagli l'hai vista una volta sola, gli ho detto riguardala così passi anche da deficiente, perché la rivedi e sbagli due volte. Per questo il VAR è complicato in questa fase, ma ovviamente noi che cerchiamo sempre di aumentare il livello ci stiamo pensando e vorremmo aggiungerlo. Quindi ad oggi, metà ottobre 2023, la sentenza VAR nella YouTuber League è che o tecnicamente possiamo farlo fatto bene, oppure è meglio non farlo perché facciamo i danni, e ad oggi è meglio non farlo. Poi, tanto vi conosco, lo so che per definizione l'arbitro è il più facile da criticare e continuerete a farlo. Io ovviamente mi auguro di no, perché il senso della nostra competizione non è incitare all'odio o criticarci eccessivamente. Tutti possono sbagliare, Arbitrino dà sempre il massimo, e a volte ho la sensazione, poi ci sono gli episodi che analizziamo appositamente, che venga criticato un po' per partito preso, perché magari prende una decisione che è anche quella corretta. Ne ha sbagliate alcune in Lazio-Juve, però quante realmente? Lo abbiamo provato a capire insieme. Facciamo una carrellata di tutti gli episodi e poi li commentiamo uno dopo l'altro. Non mi voglio Zachinho, grande giocata, campo lunghi con l'esterno, Zachinho col petto, il campo finisce, ed è un peccato perché quei due si erano connessi benissimo. E poi è calcio d'angolo. Questo di mano netto. Io qua, cioè, ero abbastanza vicino, ero nell'angolo giusto, ho visto la deviazione del pallone e ho dato calcio d'angolo. Non so, a un certo punto Stramacci accende una protesta, dice ma non l'ho toccata, allora dici sì, Sam Gigi approfittano un po' della situazione, però io ero abbastanza sicuro. Si gira bene con la suola, va dentro Iaio, che palla, che idea, Iaio! Non riesce ad inquadrare la porta, occhio al contatto, non c'è nulla secondo Arbitrino? Non c'è nulla secondo Arbitrino. Arbitraggio in inglese però, Secondo me non c'è nulla qua, ragazzi. Si è bugato Iaio. Qui posso dire anch'io da occhio esterno che secondo me il rigore non c'era. No, questo penso che... Io non mi ricordo neanche quanto abbiamo protestato in realtà lì davanti, ma... Mi sa che neanche Iaio Lorenzo. No, ma forse secondo Iaio me più quello l'altro, quello dove magari si vede un po' la maglietta tirata, però questo forse quello, ma minimo, cioè il tocco. No, questo l'ho visto bene in diretta, c'avevo proprio l'angolo del between. Sì, però io non posso protestare sempre inutilmente, cioè almeno una cosa protesta quindi quattro volte. Ma quindi manca il giallo bene, a Iaio e il giallo a Mattarini. Manca no, due gialli. Iaio quindi. No, perché comunque ha fatto mi state dicendo Arbitrino perfetto finora, eh? Lancio di Gigi, insta keeper, ma occhio al contatto, Iaio furioso. Allora parliamo di questo rigore anche qui richiesto. Ma un minimo, cioè c'è l'intenzione di tenere Iaio che... Sì, esatto. Diciamo l'episodio da campo che in Serie A non avrebbero mai chiamato il VAR per questo tipo di cose. Lì devi valutare, insomma, la forza che ci mette, quanto dura la trattenuta, il fatto che comunque Iaio stesse perdendo il pallone e vede il portiere arrivare, ci prova. Cioè, anche la psicologia devi un po' vedere il calciatore. Non mi sembra una tirata, una trattenuta da calcio di rigore. Guardano, ancora Savage, ragazzi di VAR, gioca comunque bene, Tulle di Savage a Ron. Poi apertura, Lorenzo Roma caccia, e calcia! Palo! Non è nemmeno fortunato gol! Che è successo? È mano, è calcio di rigore! Calcio di rigore! Dopo il palo, il tocco di mano della maschera che dice era attaccata. Ma mano di chi? Capolunghi dice non è mai mano, la Lazio può andare a meno 4. Casino non convinto. Ma che mano è?
che è successo? Non sto Toselli, capendo. Toselli, mi scusi, lei... Il movimento del corpo. Lei ribadisce quello che ha detto? Beh, o ha una mano sulla tetta o non è rigore, cioè... Netto. Ma non c'è niente da sapere che l'ha fatto Francesco. No, vabbè, diciamolo dubbio. Allora, in diretta posso dire 80% sì, 20% no, perché succede in una frazione di secondo. Cioè, è proprio il movimento così... E succede veramente in un attimo, poi pensi, non è che l'ha fatto off Samuel, qualcuno, insomma, la maschera è... No, ma infatti hai fatto bene, hai fatto benissimo. Che vuol dire la maschera? Non è il più coordinato dei calciatori. Ah, lui quindi è scarso. Il dito... Ah, ha detto che... Savage! Mentre è partito il coro, Campolunghi meglio di Haaland. Lorenzo Roma, golasso! No? No, io direi... Arbitrino, mi sembrava gol. Io sono qui, mi sembrava gol, l'arbitro è lui. Io vorrei evidenziare una cosa. Però lui ha detto ok, cioè quindi lui ha chiesto subito scusa, arbitrino. Sì, ma l'ha detto su... Io, è bello perché in telecronaca io faccio... Arbitrino! Questo dai, voglio dire, allora, è evidente. Però ragazzi, qui è difficile di... non avendo un supporto di un assistente. Sì, posso fare un'osservazione? Perché qua sul 9-3, cioè io in campo devo anche compiere delle scelte. Nella mia testa ho detto, è più probabile un traversa linea di un calciatore della Lazio o una ripartenza della Juventus con la Lazio sbilanciata, quindi ci sta a essere il più vicino possibile alla porta. Però se poi la Juventus riparte e c'è un calcio di rigore e io sono lontano e non lo do, è un errore anche se stanno sul 9-3. È una questione di priorità, non mi sarei mai aspettato un traversa linea traversa. Quindi da questo punto di vista mi sono portato un po' più verso di là. Poi era una mezza palla persa perché c'era qualcuno che stava controllando. La palla va verso il centrocampo, quindi io mi sposto e poi arriva il tiro di Lorenzo Roma che fa un golasso, però purtroppo... Infatti è colpa di Lorenzo. Non doveva tirare Lorenzo. Non doveva tirare. Cioè, l'arbitro, non doveva beccare la traversa. La metteva tutto la traversa. No, ma... Quindi signori, questo è quanto. Abbiamo fatto un po' un'analisi degli aspetti più legati all'arbitraggio e alla struttura dell'arbitraggio, perché insomma si parla di VAR, di assistenti, ad oggi le cose stanno in questo modo. Ci vediamo prestissimo con un altro estratto, perché qua c'è chi ha parlato di Jay Pata, del suo futuro, insomma su The Corner succede di tutto. Io vi invito a seguirci settimana prossima, prima su Instagram che scoprite quando saremo live su Twitch e poi ovviamente la puntata, ma soprattutto in questa data qui che leggete a schermo uscirà Milan-Roma, la seconda partita della nuova YouTuber League, la prima del gruppo B. A presto, ciao.